Beh, lo stand Ducati non può che essere al centro dell'attenzione, lo è anche in questa edizione di ICMA 2019. Andiamo a vedere quali sono i 5 elementi principali per il brand italiano. Allora, dei 5 elementi che contraddistinguono ICMA 2019 per Ducati, alle mie spalle vedete quello che probabilmente è quello di maggiore interesse, sarà probabilmente, adesso vedremo in settimana, ma a tutto l'appeal per avere il titolo di regina del Salone 2019. Sì, incrociamo le dita ovviamente, partecipiamo al concorso della moto più bella di EICMA, ovviamente ci auguriamo di vincere. È una moto estremamente importante per noi, è molto di più di una Panigale spogliata delle carene, infatti era importante, quando abbiamo cominciato a pensare a questa Street Fighter, dare una propria identità alla moto, e l'identità è legata soprattutto alla parte frontale, al viso, alla faccia della moto, e il designer, quando ha cominciato ad immaginare questa moto, si è ispirato al ghigno di Joker, erano 3 anni fa, quindi non c'era niente a che vedere con il film, e devo dire che l'esercizio ci sembra particolarmente riuscito, quindi quando si guarda il DRL della moto, il Joker, quindi questa vena di follia, una moto con questa cavalleria, una Naked con questa cavalleria, ha qualcosa di un po' di folle, diciamo che il ghigno traspare, è evidente. 208 cavalli, esatto. Su 200 kg di moto circa. Su una Naked, esatto. C'è un po' di follia, insomma. Al secondo punto cosa ci mettiamo? Al secondo punto, non posso che mettere il design. Il design è uno degli elementi del DNA di Ducati. Style, sophistication, performance and trust, quindi al primo posto style. Quest'anno lo stand è caratterizzato, celebra il design di Ducati. Se guardate alle mie spalle la lounge, si vede questo bozzetto gigante della Panigale V4, e tutta la lounge è a tema design. Stiamo celebrando lo stile di Ducati e lo stile italiano. Terzo punto, ci metterei la famiglia Panigale? Sì, mettiamoci la famiglia Panigale. Famiglia Panigale rinnovata, Panigale 2020, con il pacchetto aerodinamico derivato dalla R. E anche la V2 è una bella novità. La V2 è una moto di cui io amo tutte le moto che escono dal nostro centro stile, ovviamente. Mi permetto di dire che la V2 mi sembra un esercizio particolarmente ben riuscito. È una moto molto equilibrata dal punto di vista tecnico, ma è una moto molto equilibrata anche dal punto di vista del design, dal punto di vista estetico. Al quarto punto cosa mettiamo? Io metterei le show bike che abbiamo in area Scrambler. Ducati, è la seconda volta solo che Ducati porta una show bike a EICMA, dove ha portato molti anni fa l'Hypermotard. Sono molto soddisfatto del risultato. Io poi sono legato sentimentalmente al mondo della Parigi-Dakar, e quindi la Desert X in particolare, ma ovviamente anche la Motard, sono soddisfatto. La Desert X sta raccogliendo un riscontro abbastanza importante dal punto di vista del pubblico, potrebbe effettivamente diventare un modello di produzione. Potrebbe diventare un modello di produzione, siamo molto curiosi, siamo molto attenti a quello che succede sui social, e ovviamente stiamo raccoglieremo nei prossimi giorni gli umori qui di EICMA per decidere poi cosa fare. E al quinto punto in chiusura cosa mettiamo? Io metterei un altro elemento che ormai caratterizza il DNA di Ducati dal punto di vista tecnico, ed è l'aerodinamica. Gli studi aerodinamici che sono partiti da Ducati Corse, poi abbiamo trasferito nella famiglia Panigale, nelle sports bike, e che adesso troviamo anche sullo Street Fighter e più avanti anche su altri modelli, dicevo, l'aerodinamica sta diventando una delle caratteristiche distintive e di un vantaggio competitivo per Ducati. Diciamo che la Street Fighter è la prima Naked che punta in questa direzione. Esatto, è la prima Naked che punta in questa direzione, ci punta in modo deciso, ci punta in modo vero e reale, quindi la deportanza che si genera ad alta velocità è rilevante, e i benefici che si hanno nella dinamica di guida sono chiaramente avvertibili da chiunque.